Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 75. Tornammo a casa e cercammo di far calmare Sara. Ormai i tentativi erano scarsi, era posseduta, ne ero certo. Iniziai a pregare insieme ad Est e dopo più di un'ora di preghiere e robe varie, Sara si tranquillizzò e cadde in un sonno profondo. Est, dobbiamo farla finita con questa storia. Teo, come facciamo? Non abbiamo molto su cui basarci. Allora, sappiamo che i cinque omicidi sono tutti collegati e l'ultimo è avvenuto in casa nostra e che in tutti questi omicidi sono spariti i figli più piccoli, che in realtà non sono stati assassinati, ma non sappiamo che cosa è successo a loro. E però questi bambini sono collegati al capo di tutto. Però so una cosa, so chi potrebbe dirci tutto quello che dovremmo sapere. Abbiamo questi indizi, ma non sono molto utili e specifici. Comunque, chi è che sa? Est, è Sara. Lei sa tutto. Andammo avanti a parlare per ore e ore su tutta questa faccenda, quando all'improvviso vidi Sara scendere le scale e allora ci fermammo e la guardammo. Piccola, mi dispiace. Papi, non dire nulla. Hai avuto tutte le ragioni del mondo per mandarmi lì. Oh piccola, perdonami. Papi, il peggio ora è passato. Vado in camera. Sara andò in camera e poi qualcosa mi puzzava. Est, mi sembra strana Sara. Anche a me. Era troppo tranquilla per i miei gusti. Sara, andai in camera ed eccola lì, Giulia. Cosa vuoi? Senti Sara. Ormai so che è inutile farti cambiare idea, quindi passo alle maniere pesanti. Ora ti dirò delle cose e le andrai a dire a tuo padre e a Esther, se no li ucciderò. E cosa devo dirgli? Beh, gli devi dire cose opposte dalla realtà. E innanzitutto vai in soffitta e prendi le cassette a video intere. Non deve scoprirle, se no capirebbe tutto. E poi vai da loro. E inizi a dirgli tutto quello che sai, ma menti. Non devi fargli capire nulla. Li devi confondere. Se non fai ciò che ti ho detto, li ucciderò. Giulia, perché sei cattiva? Non sono cattiva. Sai come stanno le regole. E siccome le stai intralciando, devo rimediare. Tanto poi, cara mia Sara, siccome senza te non si può continuare il gioco, farò il possibile per farti cambiare idea, o con le buone o con le cattive. Ciao. Se ne andò lasciandomi su due piedi. Senza pensarci due volte andai in soffitta senza fare rumore e presi le cassette a nastro intero e le nascosi in cameretta. E poi andai da loro. Matteo. Vidi Sara nuovamente scendere le scale. Si sedette di fronte a noi. Devo parlarvi, vi dirò tutta la verità. Cioè, piccola. Giulia, gli altri bambini e il capo sembrano essere collegati agli omicidi, ma non è così. Non sono loro i cattivi e loro ci stanno proteggendo. Loro ci stanno proteggendo da un'entità che è sconosciuta pure a loro. Questa entità si possessa di me, come per esempio ieri al centro psichiatrico e come tante altre volte. E nulla, dimenticate tutto quello che sapete o credete di sapere, perché questa è la pura verità. Loro non sono cattivi. Ora vado in cameretta. Ciao. Detto ciò, prese e se ne andò in cameretta. Teo, ora sì che sono confusa. A chi lo dici? Ma boh, era strana. Pure come parlava, sembrava si stesse inventando le cose. Vagava un po' nel parlare. Ma in fondo è mia figlia, gli credo. Ma ora sì che siamo nella merda. Non sappiamo dove iniziare. Boh, Teo, non saprei che dire. Sara, Giulia, ho fatto quello che mi hai detto. Contenta? Sì, ma
Potevi inventare più cose, eri molto vaga nel dirle. Ma vabbè. Per ora va bene così. Poi si vedrà. Ciao. Se ne andò.